Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi nuovo appuntamento con la Lure Maniac, la rubrica dedicata agli appassionati, anche un po' ai maniaci della pesca con le esche artificiali. Conosceremo insieme l'Arthuron della Jackson, un'esca che ha fatto la storia perché è un'esca unica ed originale nel suo genere. Vedete con me in questo video che conosceremo insieme tutte le caratteristiche che la rendono eccezionale. Sigla e partiamo. Andiamo! Allora, nella mia carriera, se così si può definire, di appassionato di pesca, di pescatore, di angler, ho avuto modo di conoscere, di provare in pesca tante esche artificiali. E alcune si sono ricavate e si ricavano tuttora un posto nella mia cassettina delle esche quando vado a pesca, altre invece vengono semplicemente dimenticate. Tuttavia, ci sono delle esche che per la loro originalità dobbiamo per forza di cosa conoscere, perché anche nella nostra cultura di pescatori dobbiamo sapere alcune cose. E oggi vi farò conoscere un'esca che ha delle caratteristiche uniche nel suo genere e vi parlo, come anticipato, dell'Arthuron della Jackson. Questa esca artificiale appartiene alle hard bait, ovvero quelle tipologie di esche artificiali che vengono realizzate in materiale rigido, infatti questa è in plastica. Inoltre, l'Arthuron della Jackson appartiene alla famiglia delle esche snodate, ovvero quella famiglia di esche artificiali che sono realizzate in due o più pezzi. Queste sono realizzate in due pezzi che sono unite tramite una cerniera a snodo. Per quanto riguarda gli snodati, ci sono dei pro e dei contro da considerare. Come pro, sicuramente abbiamo un nodo molto adescante, un nodo molto sinuoso, anche e soprattutto a basse velocità, magari molte volte anche intrattenuta nella corrente, nella risacca. Vediamo che l'esca nuota benissimo senza fare gercate o accompagnare più di tanto la nostra azione di nuoto. Invece, come contro, purtroppo le esche snodate soffrono nella lanciabilità, nella distanza a cui possiamo far arrivare le nostre esche, e anche la precisione, perché molte volte, anche in presenza di forte vento, noi lanciamo in un lato e l'esca, ecco, raggiunge tutt'altra direzione. Questa caratteristica negativa delle esche snodate è dovuta principalmente alla coda, che durante l'azione di lancio, ecco, assume delle posizioni non aerodinamiche e quindi ci provoca questa anomalia durante la gittata. Proprio per questo, per risolvere i problemi di gittata durante l'azione di lancio, i progettisti di casa Jackson hanno introdotto questa genialata, ovvero hanno inserito tra la parte del corpo verso la pancia e quella della coda dell'esca un pistoncino. Questo pistoncino, durante la fase di lancio, durante la gittata, va a bloccare, scorre verso la parte posteriore, bloccando la coda e facendo comportare l'esca come se fosse monopezzo praticamente. Invece, una volta arrivata in acqua, questo pistoncino passa verso la parte anteriore, scorre verso la pancia per intenderci, e sblocca la coda. In questo modo riusciamo a combinare le caratteristiche di un'esca monopezzo per il lancio e snodata per quanto riguarda invece l'azione di recupero. Questa esca artificiale è dotata di una importante paletta di testa, e questo è un altro segno distintivo di questa esca, ideale per un recupero e per pesci teoricamente lenti. Infatti è un'esca studiata per la Suzuki giapponese, per la nostra spigola, per intenderci,
che in molti casi non ama fare dei grossi inseguimenti e si trova certe volte proprio nei giri di corrente, nei giri di risacca. Quindi una paletta così importante riesce a mantenere un nuoto efficace in presenza di forti correnti, e anche un recupero lineare riesce a dar vita a questo pezzettino di plastica, donandogli un nuoto molto sinuoso e adescante. Al momento della sua introduzione sul mercato, questa esca fu prodotta in diverse dimensioni. Questa è la misura più grande, inoltre ce ne stanno anche di più piccole, misure più piccole. Attualmente è molto difficile trovarla nei negozi locali, la possiamo trovare in qualche negozio online e sul catalogo 2023 della casa Jackson ho notato che è uscita addirittura fuori produzione, per cui tutti coloro che hanno tra le mani, si ritrovano tra le mani questa esca, conservatela gelosamente, perché sarà difficile ritrovarla di nuovo in vendita sugli shop. Quindi si tratta anche di un po' un cimelio storico, se così possiamo definirlo, dedicato unicamente ai veri appassionati di questa tecnica. Amici appassionati, maniaci delle esche artificiali, per il momento è tutto. Vi ringrazio per la visione di questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti. E noi ci vediamo il prossimo video. Lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!